La parola Ambra Micheletti. Nel frattempo, se qualcuno si vuole accomodare anche nelle sedie in prima fila, insomma, ci va bene anche. Buon pomeriggio a tutti. Mi riaggancio un po' al discorso che faceva Paolo, così tanto per il mio voleva essere un po' un intervento per testimoniare un po' quello che la Regione Marche sta facendo da anni appunto per la tutela della biodiversità, ovvero di tutte quelle risorse genetiche, sia vegetali che animali, a rischio di estinzione, quindi di scomparsa. La nostra regione, come altre in Italia, non siamo tantissime, all'incirca 9 o 10, ha proprio legiferato con una legge che è la numero 12 del 2003 per tutelare la biodiversità agraria appunto. E quindi dall'emanazione della legge, già molto era stato fatto anche in passato con diversi lavori nell'ambito proprio del germoplasma frutticolo, orticolo e cerealicolo nella nostra regione. Tutto il bagaglio di lavoro che già avevamo è confluito un po' in quello che poi abbiamo fatto proprio come gestione operativa della legge, perché appunto l'ASAM è l'agenzia che gestisce la parte operativa della legge. Gli strumenti operativi di questa legge sono sostanzialmente il repertorio che accennava prima Paolo, un registro, e l'altro è invece la rete di conservazione e sicurezza. Quindi insomma, nello specifico che cosa intendiamo? Praticamente nel repertorio andiamo sostanzialmente a riscrivere tutte quelle che sono varietà o razze animali che abbiamo recuperato nel nostro territorio, per cui appunto dal 2003 abbiamo attivato numerosi censimenti nelle aziende della nostra regione per recuperare il più possibile tutto quello che veniva un tempo coltivato, e adesso magari stiamo parlando di varietà che sono state abbandonate, magari perché varietà difficili o poco produttive, o magari meno resistenti a determinate patologie, per cui appunto sono state sostanzialmente sostituite da altre più produttive o più resistenti, ma non per questo non ci raccontano o possiedono delle enormi qualità, sia da un punto di vista agronomico e ambientale. Queste varietà, diciamo, queste varietà locali si caratterizzano appunto sia per un adattamento specifico ad un determinato territorio, ad un determinato ambiente, quindi un adattamento magari a un tipo di suolo, a un tipo di clima, a un'esposizione, a un versante in cui magari la coltura si viene a trovare. Oltre a questo adattamento ambientale, è molto importante la testimonianza che la varietà ci dà, la testimonianza degli agricoltori, della popolazione, dell'areale in cui questa risorsa si è diffusa. Quindi molto ci racconta anche delle tradizioni, delle usanze, un dialetto, molto spesso anche il nome stesso della varietà che abbiamo recuperato ci racconta un'usanza, un aneddoto specifico. Magari anche la storia che diceva Paolo legata alla cipolla, quindi questa storia anche semplicemente di una saga che però esiste da 49 anni, ci racconta il fatto che quella specifica varietà si è diffusa e si è conservata in quel determinato territorio, quindi ci racconta della varietà, ci racconta un sapore, ma anche una tradizione proprio di questa zona. Come questo vale per la cipolla, quello che diceva prima, vale per tutte le varietà che al momento stanno iscritte nel repertorio e che comunque andiamo tuttora alla ricerca. E al momento il repertorio comprende circa 90 accessioni iscritte, la maggior parte, 85, sono per la sezione vegetale che si distingue nella parte arborea e nella parte erbacea, e poi ci sono 5 razze animali che abbiamo recuperato. Come avete capito, è un repertorio in continua fase di implementazione, perché dai vari censimenti che abbiamo fatto negli anni, collaborando sia con il CREA, giusto, di Monsanpolo, e l'Università Politecnica, diversi liberi professionisti agronomi che collaborano con noi per ricercare nel territorio queste varietà, siamo arrivati a conservare presso la banca del germoplasma, che appunto si risiede a Monsanpolo, all'incirca 500 accessioni. Quindi vedete un po' che il numero si discosta tantissimo dalle 90 iscritte. Sono
su queste 500, perché abbiamo cercato di arrivare tempestivamente un po' dappertutto, perché come dicevo prima sono varietà a rischio di estinzione, come lo sono le varietà spesso anche gli agricoltori, perché erano agricoltori anziani che avevano, insomma, che conservavano quel semino prezioso all'interno della cantina. Quindi abbiamo cercato in una prima fase iniziale di recuperare il più possibile, e ciò garantiamo in pratica la conservazione all'interno della banca. Di queste varietà annualmente, in base a dei criteri che ci diamo appunto in collaborazione con l'ente di ricerca, con il CRA, con l'università, e in base anche alle disponibilità economiche che abbiamo, andiamo a caratterizzare tot numero di varietà. Che cosa significa? Molto spesso abbiamo recuperato appunto un semino e di quello sappiamo solo il nome o poco più, o la storia che ci racconta l'agricoltore. Abbiamo bisogno di caratterizzarlo, quindi andiamo in campo, lo seminiamo e poi seguiamo un po' una caratterizzazione da un punto di vista agronomico, morfologico, fenologico, in modo da riuscire a capire, oltre a quel nome, se stiamo parlando di una varietà a sé stante o comunque è la stessa che magari abbiamo già riscoperto da altre parti e ha solo semplicemente un nome diverso, perché magari in quel contesto, quella popolazione, quella comunità gli ha assegnato un altro nome. Quando ci troviamo in pratica in presenza di una nuova varietà, di una varietà che abbiamo recuperato, di una varietà locale, e di quella abbiamo uno degli aspetti più importanti è anche la ricostruzione storica, perché un requisito della legge è quello che la varietà sia autoctona o comunque coltivata nella nostra regione da almeno 50 anni. Quindi tutti gli approfondimenti, ma anche documenti che possono essere annali agrari o documentazione iconografica, tutto ciò che ci racconta la storia del nostro territorio, contribuisce appunto ad attestare appunto la coltivazione o l'autoctonia di una determinata razza o di una determinata varietà. Quando abbiamo tutto questo quadro completo, la varietà viene proposta proprio all'iscrizione al repertorio. Per legge ci sono due commissioni tecnico-scientifiche composte da professori universitari, agronomi, liberi professionisti, rappresentanti delle varie associazioni di categoria, tutti coloro che appunto si muovono e operano in questo settore. Per cui appunto dal giudizio della commissione la varietà viene iscritta o meno al repertorio. Quindi sostanzialmente il nostro obiettivo è quello di lavorare su quelle accessioni che abbiamo in banca, dicevo circa 500, arrivare poi all'iscrizione al repertorio. Questo per quanto riguarda la parte delle erbacee, perché presso la banca del germoplasma conserviamo un po' tutta la parte erbacea, quindi ortive, leguminose, in questo senso. Per la parte invece delle piante da frutto, quindi le arboree, vengono conservate in campi catalogo, quindi praticamente sia l'azienda agraria dell'Assam che in duplicato presso i campi dell'Università Politecnica andiamo a conservare tutte le varietà che abbiamo recuperato nel nostro areale. Oltre al repertorio, come vi dicevo, gli strumenti operativi della legge sono la rete di conservazione e sicurezza. La rete, lo dice il nome stesso, comprende tutti coloro che conservano questo materiale genetico, queste varietà, queste razze. Quindi contribuiscono, formano la rete di conservazione. I pilastri sostanziali sono gli agricoltori custodi, che garantiscono in pratica la conservazione in situ, si dice, quindi nell'areale di adattamento di quella specifica varietà. E con gli agricoltori custodi l'Assam istituisce una convenzione per garantire la conservazione della risorsa. Questo per quanto riguarda la coltivazione in situ. La banca del germoplasma, i campi catalogo, come vi dicevo prima, per la conservazione invece ex situ, quindi lontano dall'areale di adattamento, per cui la banca del germoplasma attraverso il congelamento riusciamo a conservare il materiale, i semi, e a garantirne la germinabilità, e lo stesso nei campi catalogo. Oltre agli agricoltori e quello che vi dicevo prima, ci sono tutti coloro che a noi richiedono il materiale, quindi potenzialmente agricoltori interessati, hobbisti che anche nell'orto di casa vogliono
piantare varietà della biodiversità. E in tutti questi anni molte iniziative abbiamo fatto per coinvolgere sempre più persone, lo sono diventate per esempio anche le scuole, per cui con bandi regionali prima e dell'ASAM poi abbiamo cercato di portare questa informazione della biodiversità e abbiamo spinto in pratica diverse iniziative per realizzare degli orti scolastici in cui avere proprio una sezione specifica della biodiversità. Le stesse scuole, le stesse classi coltivando questi semi rientrano nella rete di conservazione. Che altro aggiungere? Oltre all'aspetto appunto proprio operativo della legge, in questi ultimi anni abbiamo puntato molto anche sull'aspetto della valorizzazione, perché ci siamo resi conto che una volta coinvolto un bel numero di agricoltori custodi convinti, il modo principale per diffondere queste tematiche e sensibilizzare è quello di spostarsi e comunque far conoscere queste risorse, farle assaggiare soprattutto e raccontare quello che sta dietro ad ogni singola varietà. Per cui sia con la collaborazione con dei protocolli d'intesa che abbiamo attivato con Slow Food, per cui abbiamo girato un po' sia a livello regionale ma anche al Salone del Gusto a Torino, altre fiere che abbiamo fatto a Milano, cerchiamo appunto di esporre, di raccontare questo progetto della Regione Marche. E poi diciamo che abbiamo organizzato un mercatino, lo chiamiamo un mercatino itinerante della biodiversità, per cui ci troviamo ad avere sia nelle feste proprio paesane legate ad una specifica risorsa genetica, vedi la festa della cicerca, potrebbe essere anche quella della cipolla stessa. Abbiamo sempre un angolo dedicato alla biodiversità in cui gli agricoltori custodi propongono i loro prodotti e raccontano. Oltre a questo anche altri eventi che poi nell'arco degli anni abbiamo cercato di organizzare specifici, quindi legati a convegni o attività. Quest'anno ci siamo concentrati molto per le iniziative legate ad Expo e quindi oltre che Milano e presso il presidio agroalimentare giù a San Benedetto. E siamo sempre in movimento per cercare di stimolare e parlare sempre di più di questa realtà. Per il momento mi fermo, poi magari se ci sono invece curiosità proprio specifiche sono qua.